Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Prima di cominciare con il video odierno partiamo subitissimo con la prima news feed che segna 12 aprile. I 100 anni sono quasi scaduti. All'interno di tale schermata guardate un po' che cosa abbiamo. Viene mostrato esattamente l'iceberg che vi ho mostrato nel scorso video. E quindi sì, Avatar in arrivo, confermatissimo. Qui da parte vostra però vorrei semplicemente un pollicione all'insù. Non chiedo moltissimo, ragazzi miei. È gratuito e serve a sostenere in qualche maniera il canale, credo. Questo 9 aprile ci sarà un aggiornamento. È stato confermato anche dalla stessa modalità Rocket Racing, in quanto verrà implementata la nuova stagione. E quindi con l'aggiornamento della prossima settimana, ovvero prossimo martedì, avremo il nuovissimo pass battaglia implementato in gioco. Mini pass battaglia, attenzione! Mini pass battaglia perché appunto verrà dedicato ad Avatar. Lo troveremo qui in alto a sinistra tra Gioca ed Armadietto, come abbiamo visto tante di quelle volte precedentemente con Dragon Ball, Star Wars, Tartaruga Ninja e quant'altro. Avete ben capito, aggiornamento il 9 aprile, però a quanto pare queste cose poi verranno attivate il 12 aprile. Per il momento, ragazzi miei, è quello che sto deducendo. Dopodiché, passando per le newsfeed, abbiamo altre cosette. E qui tenetevi pronti perché abbiamo degli incarichi da portare a termine e ci sono delle ricompense da riscattare: un piccone, uno spray ed una copertura. Sinceramente non le rifiuto. Fossero stati solamente lo spray e qualcos'altro, ma il piccone possiamo portarlo a casa. Anche perché credo che vada a completare pure quel bel set che è stato introdotto da pochissimo tempo nello shop giornaliero, dedicato ovviamente alla festa delle lanterne. Cliccando direttamente sulla feed di gioco ci porterà sul sito ufficiale di Epic Games, dove appunto dovremo loggarci con il nostro account e completare poi degli incarichi parecchio semplici. Clicchiamo qui su accedi. Sì, partecipazione alle Lantern Trials. Devi autorizzare l'utilizzo del tuo account Epic Games. Ricordate che i vostri dispositivi devono essere collegati sempre ad un account principale Epic Games per consentire il monitoraggio dei tuoi progressi di gioco. Va bene, facciamolo. Accediamo. Ci siamo. Ti diamo il benvenuto, Martex. Gioca a Fortnite, ottieni distintivi, ricevi ricompense nel gioco. Andiamo. Primo incarico già completato. Sì, abbiamo già lo spray re della pista, ragazzi. Riceverai la tua ricompensa direttamente sul tuo account Epic entro un'ora. Quindi non temete se non ricevete immediatamente questi premi, ragazzi. È tutto normale. Più un distintivo. Ne hai ottenuto uno. Complimenti. Andiamo avanti. Allora, praticamente dobbiamo ottenere distintivi su distintivi per arrivare alle varie ricompense. Un totale di 3. Una l'abbiamo già riscattata ed era lo spray della Boogie Bomb. Adesso, quali sono questi incarichi? Martexo. Ogni 5 cerchi della tempesta a cui sopravviveremo, riceveremo un distintivo. Oh, caspiterina. 5 cerchi della tempesta, ragazzi. 25 cerchi della tempesta, ragazzi miei, teoricamente vrappozza nel nostro armadietto. Altri 25 cerchi della tempesta, sperando che poi la sfida non cambi, ma non lo so. In tal caso scrivetemelo voi qua sotto tra i commenti se avete già sbloccato il tutto. Un totale di 50 cerchi per arrivare al piccone finale. 50 cerchi della tempesta, ripeto, non so se la sfida cambi. Sono davvero tante, e dico tante partite. Abbiamo anche il pulsante verifica le mie statistiche qui per refresciarle. Infatti, premendo questo pulsante darai la priorità all'aggiornamento delle tue statistiche. E comunque sì, ragazzi, guardate qui. Raccogli 11 distintivi per ricevere il piccone lama della notte. Ok. Fino a quando ho tempo però per completare tutto ciò? Ci sta scritto proprio qui in basso al sito ufficiale di Epic. Tempo restante dal momento in cui sto registrando: 4 giorni, 5 ore e 44 minuti. Praticamente, se non fossi stato chiaro, ragazzi miei, la nuovissima edizione delle lanterne durerà fino all'8 aprile 2024, ore 6 del mattino. 8 aprile 6 del mattino. Avete tempo fino a questa data. Adesso torniamo direttamente in gioco perché abbiamo altri incarichi da portare a termine. Però questi credo che siano un pochettino più complicati, ma non per quanto riguarda magari i cerchi della tempesta, ma perché proprio
dobbiamo riavviare un amico, portare un nuovo player in gioco. Eh sì, qui è davvero difficile. Incarichi che si possono seguire o vedere direttamente dalla sezione amici qui in alto a destra, e quindi riavvio alla riscossa. Tempo fa avevamo questa lista amici a sinistra e ricorderete sicuramente questo mega pop-up, o semplicemente dalla sezione qui al centro a fianco al pass battaglia. Eccoveli qua. Devo dire, sono degli item che non mi ispirano fiducia per nulla. Non so se a voi funzioni, ma comunque sia, io da questo menu non riesco a cliccare sui vari reward e quindi i premi che saranno per coloro che completeranno queste sfide assieme ad un amico. Né sulla wrap, né sul deltaplano, né sul piccone doppia lama. Ricordate comunque sia che sono idonei all'invito i nuovi giocatori in primis, oppure giocatori che hanno già giocato a Fortnite ma che hanno giocato meno di 2 ore negli ultimi 30 giorni. Quindi se volete invitare un vecchio amico che ultimamente non sta giocando molto, è il momento corretto di farlo. Dopodiché completerete quelli che sono gli incarichi giornalieri, semplicissimi incarichi, ragazzi miei, che abbiamo tutti quanti, assieme al vostro compagno di squadra in partita, e andrete avanti. Punto dopo punto riscatterete questi bellissimi, fantastici premi su Cosi. Ricordate che solo per averlo invitato riceverete ben 50 punti, quindi sì, una soglia parecchio alta. Pensavate che gli oggetti gratuiti da riscattare fossero terminati? Assolutamente no, qui abbiamo proprio la ciliegina sulla torta. Tenetevi forte perché, ragazzi, questo deltaplano può essere vostro. Assieme a quelli che sono stati praticamente i teaser prima di questa stagione. Zeus, Ade con le sue catene, le ali di Icaro assieme ad Afrodite come schermate di caricamento. Vediamo un pochettino come ottenere ciò che abbiamo appena visto. Questo venerdì 5 aprile, Coppa 0 costruzioni in singolo. Teoricamente dovrebbe esserci anche la coppa per le build, quindi stessa identica maniera, ragazzi. Giocando 6 partite si otterrà la schermata di caricamento Fulmine di Luce. Avendo invece fatto 25 punti all'interno di questo torneo, sbloccheremo le catene di stelle. Con 50 punti del torneo sbloccheremo la schermata di caricamento Ali della Costellazione, e arrivando alla soglia di 75 punti, ragazzi miei, otterremo l'ombrellino della vittoria reale Ranked, ed è bellissimo, mi ricorda tantissimo la regina dei cubi. Ci saranno 3 scaglioni per ottenere tutto ciò, ragazzi miei: 5 aprile, 26 aprile e 17 maggio. Vediamo se riesco a beccare le ricompense da qui. Sì, sono proprio queste qui, ragazzi miei: 6 punti, 25 punti, 50 punti e 75 punti. Il torneo sarà dalle 19 alle ore 23. Ben 4 ore di torneo senza un limite di partite da poter giocare. Quindi sì, non ci sono quei 10 game, ragazzi miei, non abbiate paura di non raggiungere i 75 punti, perché ce la farete e vi porterete a casa l'ombrellino, anche facendo 2, 3, 4, 5 punti a partita. Io vi lascio con lo shop giornaliero del suo refresh. Mi raccomando, codigo Martex e la tienda di Fortnite per tutti quanti voi che volete sostenere il canale. Un grazie infinito a voi che lo riaggiornate qui in basso a destra quando shoppate le vostre skin preferite. Mi raccomando, ragazzi miei, è davvero tanto 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 importante per il sottoscritto. Noi ci becchiamo alle 14 con lo shorts giornaliero, oppure in un prossimo video, sempre qui alle 7 con il vostro Martexone. È stato un piacere e come al solito un bel ciao, brothers. Was a squad that ready.